Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! Come sapete, è appena iniziato il Sinodo dei Vescovi a Roma. È un tempo di grazia per la Chiesa e per tutti i cristiani. Quindi, come comunità missionaria della Via, abbiamo pensato di realizzare un piccolo video per commentare le parole di Papa Francesco, che possono servirci a crescere nella fede. Ecco a voi il video. La Chiesa, un'unica armonia di voce e molte voci operata dallo Spirito Santo. Così dobbiamo concepire la Chiesa. E ogni comunità cristiana, ogni persona ha la propria particolarità, ma queste particolarità vanno inserite nella sinfonia della Chiesa, e quella sinfonia giusta la fa lo Spirito. Noi non possiamo farla. La prima cosa bella che possiamo cogliere è che ognuno di noi ha la propria particolarità. E anche come comunità missionaria della Via abbiamo nella Chiesa la nostra particolarità, che deve però armonizzarsi con ciò che vivono gli altri e richiamare all'armonia. Infatti, come dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, l'armonia non è fatta di uniformità, perciò ognuno di noi ha il diritto di essere diverso e di poter esprimere la propria diversità. Ma allo stesso tempo non deve essere neanche autodeferenzialità, distaccarsi dagli altri. Io sono un musicista e posso confermare che anche nella musica l'armonia si fonda sulla bellezza delle singole note. Solo le singole note insieme possono creare l'armonia. Essa è un insieme di individualità che non procedono in modo autonomo, ma appunto insieme. Continuiamo con il video. Noi non siamo un Parlamento, noi siamo le Nazioni Unite, no, no, è un'altra cosa. È interessante dire che la Chiesa non procede come un partito politico. Non siamo riuniti in un consiglio comunale o nel Parlamento. E questo vale sia per il Sinodo dei Vescovi a Roma, sia nelle nostre parrocchie e nelle nostre comunità. Perciò camminare insieme non vuol dire fare votazioni, vedere chi ha ragione o chi vince fra i vari schieramenti. Ma il protagonista è lo Spirito Santo. Siamo tutti riuniti per far vincere Lui. E ora proseguiamo con il video. Colui che custodisce la Chiesa anche è lo Spirito Santo. Dobbiamo imparare a ascoltare le voci dello Spirito. La scrittura, la liturgia, la vecchia tradizione ci parla della tristezza dello Spirito Santo. E una delle cose che più rattrista lo Spirito Santo sono le vuote parole. Le parole vuote, le parole mondane. È un po' scendendo a una certa abitudine umana, no? Ma non buona, il chiacchiericcio. Il chiacchiericcio è l'anti-Spirito Santo, va contro. È una malattia molto frequente fra noi, no? E le vuote parole rattristano lo Spirito Santo. E non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale foste segnati. Quale grande male sia rattristare lo Spirito Santo di Dio? C'è bisogno di dirlo? Chiacchiera, maledicenza. Questo rattrista lo Spirito Santo. È la malattia più comune nella Chiesa, chiacchiericcio. E se noi non lasciamo che Lui ci guarisca di questa malattia, difficilmente un cammino sinodale sarà buono. Possiamo dirlo, non siamo noi con le nostre iniziative che salviamo la Chiesa. Chi la custodisce è lo Spirito Santo. E lo Spirito ha voci differenti. A volte ci parla anche attraverso quelle persone che noi non riteniamo illuminate. Lo Spirito soffia dove vuole. Allo stesso tempo, però, egli si rattrista, soprattutto delle parole vuote. Il Papa ci ha detto quello che noi, a parole nostre, diremmo così. Non si può proprio sentire che nella Chiesa, fra i preti, fra i vescovi, fra i cristiani, ci sia un continuo chiacchiericcio e ci si nutra di parole mondane. Il Papa è stato chiaro. Le chiacchiere sono anti-Spirito Santo e queste lo rattristano. Questo ci ha fatto riflettere sulla bellezza del volersi bene. Il Papa ci ha indicato una malattia, ha detto che addirittura è la malattia più comune nella Chiesa e forse anche nel mondo.
E come facciamo a volerci bene se sbagliamo gli uni degli altri? Non si può fare sinodo, cioè camminare insieme, se si sparla. Lo sparlare uccide. È come fare lo sgambetto al fratello che cammina a fianco a me. Se tu non sei d'accordo con quello che dice quel vescovo, o quello che dice la suora, o quel laico là, ditelo in faccia. Per questo è un sinodo. Per dire la verità, non il chiacchiericcio sotto il tavolo. Il Papa ci sta dicendo che, in sintesi, dovremmo iniziare dall'ABC, dalle cose elementari. Se una consorella non è d'accordo con l'altra, glielo deve dire. Se un giovane pensa che il suo amico si stia comportando male, glielo deve dire. Se un prete parlasse male di un altro prete, o un vescovo, o il Papa stesso ci parlasse male degli altri, o ci raccontasse i loro fatti privati, o contestasse modi di pensare diversi in modo denigratorio, non può costruire, perché lede la dignità dell'altro. Perciò, come ci ricorda il Vangelo, se dicessi ad un fratello stupido o pazzo, non soltanto lo ferirei, ma lo delegittimerei nel suo modo di esprimersi, anzi, addirittura come persona. Perciò è un peccato molto grave. Quando qualcuno ti racconta qualcosa del fratello, della sorella di comunità, del ragazzo, della signora della parrocchia, devi dirgli, vallo a dire a lei o lui. È semplice e dappertutto le cose vanno bene se si fanno così. Perché l'amore circoli bisogna benedire, cioè dire bene. Se ci malediciamo a vicenda, come può stare in piedi una parrocchia, una comunità, la Chiesa? Se abbiamo pensieri diversi, come possiamo fare? Far parlare lo Spirito e cercare il pensiero di Dio. Inoltre il Papa mette sullo stesso piano la parola del Vescovo, della suora e del laico che partecipano al Sinodo. Questo per dirci che lo Spirito Santo agisce nell'armonia delle diversità e non lede l'autorità di nessuno, perché nella Chiesa lo Spirito Santo distribuisce doni e ogni autorità ha il dono del servizio. Dunque niente paura, lo Spirito Santo fa spazio a tutti. Ma guarda lei, mamma, che incredibile. No, mamma, mi vergogno, senza paura. Shh, non chiacchieriamo sotto il tavolo, meglio ascoltare il Papa. A mio avviso, la malattia più brutta che oggi è sempre, ma oggi si vede anche nella Chiesa, è quello che va contro lo spirito, cioè la mondanità spirituale. Uno spirito, ma non santo, di mondanità. State attenti a questo. Non prendiamo il posto dello Spirito Santo con cose mondane, anche buoni, no? O il buon senso. Questo aiuta, ma lo spirito va oltre. Dobbiamo imparare a vivere la nostra Chiesa con lo Spirito Santo. Ma come? Un'altra malattia? Sì, il Papa parla di un'altra malattia, quella più brutta, la mondanità. Cos'è? È l'atteggiamento di chi fa le cose senza lo Spirito Santo, per cui tutto passa attraverso le nostre opere, le nostre decisioni. Un po' come fanno le aziende che operano strategie di mercato, di numeri, di marketing, di visibilità, per attirare a sé sempre più gente. Una Chiesa così, no. No, non è questo che ci chiede nostro Signore. Per buon senso, San Pietro non avrebbe potuto camminare sulle acque. Prendendo queste immagini, diciamo che lo spirito va oltre. Non possiamo raggiungere le cose su criteri funzionali. Le cose di Dio non funzionano se sono appariscenti, attirano grandi numeri o hanno effetti speciali. Dio opera nelle cose piccole, nella nostra quotidianità, che tante volte ci può sembrare banale. Nella comunità noi diciamo che Cristo è piantante, cioè cammina nelle nostre strade. Per questo, dove ti sembra esserci banalità, una routine quotidiana monotona, potresti scoprire la presenza del Signore. Il Papa però non ci butta giù. Ci dice che dobbiamo imparare a vivere la Chiesa con lo Spirito Santo. Infatti, alcune volte ci distraiamo. Perciò, mettiamoci in cammino tutti.
E dicono tante volte che i vescovi hanno paura di comunicare quello che succede. Per questo vi chiedo a voi, comunicatori, di fare la vostra funzione bene, giusta, che la Chiesa e le persone di buona volontà, le oltre diranno quello che vogliono, capiscano che anche nella Chiesa c'è la priorità dell'ascolto. Trasmettere questo, e questo è tanto importante. Ringrazio di aiutare tutti noi in questa pausa della Chiesa. La Chiesa si è fermata, come sono fermati gli Apostoli dopo Venerdì Santo, quel Sabato Santo, chiusi, ma quelli per paura, noi no, ma è ferma. È una pausa di tutta la Chiesa in ascolto. Il Papa continua chiedendo: non dobbiamo dire nulla di ciò che si parla nel Sinodo? Vogliamo nascondere? I Vescovi hanno paura? No, lo Spirito richiede libertà. Perciò ognuno nel Sinodo deve potersi esprimere liberamente. Ma le questioni dibattute verranno poi riconsegnate con rispetto e attenzione. Lo Spirito Santo agisce e il Sinodo è un evento di fede, non è il Parlamento della Chiesa. È il momento in cui insieme ci si mette in ascolto dello Spirito. Inoltre il Papa ci ricorda che siamo nel tempo del Sinodo, cioè camminiamo insieme. E infatti la parola Sinodo viene dal greco syn, insieme, e odos, via. Ma paradossalmente la Chiesa si è fermata, perché la Chiesa cammina nell'ascolto. La Chiesa si è fermata per ascoltare, e appunto per ascoltare la voce dello Spirito bisogna fermarsi. Perciò è importante che anche nelle nostre diocesi, parrocchie, comunità religiose, in questo momento ci fermiamo per ascoltare lo Spirito che ci parla anche attraverso i fratelli e le sorelle, e non per fare semplicemente una sintesi, perché lo Spirito Santo è oltre. Quindi non preoccupiamoci troppo del fare, ma partendo dall'ABC... Non sparliamo. No alla mondanità. Diciamo sì allo Spirito Santo che crea unità e ci parla di Dio. Grazie e buon cammino a tutti. Pace e bene!